Bentornati ragazzi sui due terzi, oggi siamo su Game Dev Tycoon. Meno 81.000 al mese. Se ben vi ricordate, l'ultima volta ci eravamo lasciati con un gioco che non mi ricordo come si chiama. Aveva un nome abbastanza strano, se non mi sbaglio. In ogni caso, vediamo subito. E dai. Ok. Allora, ci eravamo lasciati con questo gioco che si era buggato e ci dava continuamente più o meno 20.000 euro al mese. No, alla settimana. Non ricordo come si chiamasse il gioco, quindi è Noe. Storia giochi. First game 1 million. Ah, ok, è più facile di così. Il problema è che non mi sembra che lo faccia. Infatti, guardate, già mi hanno tolto 160.000 per i costi mensili. Oh, ma ancora? Il test verrà ritirato. Chi se ne frega? Non me ne frega niente, io qua... Mi si è sbuggato il gioco, quindi devo farne subito uno nuovo. Un genere medio, mi costa di più, ma non importa. Prima dobbiamo scegliere il tema. Tema, vediamo. Facciamo un tema spaziale. Facciamo una roba tipo Dead Space, magari. Perché ultimamente mi è venuto in mente questo Dead Space. Un gioco per giovani, anche se alcuni adulti ci giocano comunque... fatto come gioco per giovani, solo che noi lo chiamiamo Dead Space, non facciamo pubblicità, quindi lo chiamiamo, anzi no, lo chiamiamo Dead Space, ecco, ancora meglio, mi piace molto di più. Ok, allora, è un genere di azione, piattaforma, ma punterei sul PC. Vediamo qua, guardate quanti punti di ricerca, siamo oltre gli 85, ora siamo arrivati a 90, 93, togliamo 12 bug, no, grazie. Ok, guardate 41 punti tecnologia, una roba pazzesca, pazzesca. Ok, vediamo un po', cosa ne pensano di questo gioco? Ok. Cosa ne pensate? Di Dead Space ne pensate bene? Ma sì ragazzi! 8! Prepariamoci a qualche altro gioco da 1 milione di euro. 7! No, tu sei pazzo Game Hero. Bravo Games, bravo. E riempiamo un'altra postazione. Se non sbaglio era questo l'unico che mi mancava. Vediamo, facciamo 50.000 di budget. 60.000 vabbè. Inizia a cercare. Guardate quanto abbiamo venduto, ci siamo fatti un bel po' di soldi anche con Dead Space. Allora, questo ha tantissimo design. Anche questo ha un bel po' di design. Ah, livello 1, livello... Ma questo qua ha tantissima velocità, cioè una velocità che fa paura. Eh beh, assumo questo, no? Jonathan Hudson. Questa è la puntata dei giochi famosi scritti male. Ok, allora, nuovo gioco medio, lo chiamiamo Just Dance, così. Ok, per tutti direi, no, per tutti. Ecco qua, ballo. Che cos'è? Simulazione può essere? Non è nessuno di questi. Ah, mettiamo simulazione. Piattaforma. Oddio. Vabbè, simulazione va molto su PC, quindi. Motore di gioco versione 2. Avanti. Ok, le prime recensioni sono arrivate. Vediamo, Just Dance fa schifo. Schifo. Guardate. No. No, venderà poco. Qua, redigi rapporto. Ok, allora. Il tuo conto in banca è in rosso? Oddio, no. Troviamo intanto anche un contratto di lavoro perché dobbiamo farci un po' di soldi. Puntiamo sul più alto, quello che ci dà più soldi. No? 14, 42, ce ne dà un bel... 54, sì, accettiamo sto contratto. Dai, tutti a lavorare però, Tutti a lavorare per questo contratto. Allora, ballo simulazione è una grande combinazione. Dialoghi, bla bla bla.
e ballo tutti è buona. Quindi perché non è andata bene? Dai, fate un botto di punti, fatene tanti, fatene tanti. Dovrei farcela, penso per sì, perché siamo in tanti a lavorare. Sbrigatevi, metteteli tutti i punti. Dai, che sennò vado in bancarotta. Dai, 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 mancano i punti tecnologia, punti tecnologia. Sì, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta all'ultimo. All'ultimo. Oddio. Ce l'ho fatta, ragazzi, ce l'ho fatta. Vogliamo fare uno stand piccolo, medio o grande? Facciamo uno stand piccolo, dai. Comunque, ragazzi, noi ora addestriamo tutti perché dobbiamo migliorarli. In questo metto cose a caso, tanto. No, non ricerco, ho sbagliato. Addestra. Ti addestro in tecnologia. E anche te addestra in questo. Ok, ora mi addestro anch'io, ecco qua, a destra, sul non ripeterti. E ragazzi, noi, beh, un gioco che ha venduto tanto, un gioco che sta ancora vendendo, ma che non è piaciuto tanto. Comunque noi ci vediamo la prossima volta sempre qua sui Terzi. Ciao ragazzi e buona settimana! Che cos'è sto coso? Quanti sono andati al mio stand? Che cos'è il numero di persone che sono venute al mio stand? Voglio sapere che cos'è, fammi cliccare. Allora, hanno visitato il nostro stand quest'anno. Non siamo riusciti ad entrare nella top 100. Ah. Appena guadagneremo più fan, sono sicuro ci riusciremo. Vabbè. Ma che sta succedendo? Io ho già chiuso il video. Sembra che qualcuno abbia rubato i dati della nostra carta di credito e li abbia usati per acquistare un sacco di cose negli scorsi 3 mesi. Abbiamo perso 1.674.881. Ma è tutto ciò che mi sono fatto con Africa. Ma io li ho. Cosa vuol dire? Che in questi 3 mesi io questi soldi li avrei guadagnati. Ma non ce l'ho fatta. Ma che cacchio?